O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lode a te, Signore, Re di eterna gloria. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Dio nostro, luce perenne, benedici questo fuoco. Come il volto di Mosè, per la tua presenza divenne raggiante, così rifulga su noi lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, e ci sia dato di camminare sulla strada della vita come figli della luce verso il tuo regno eterno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore è passato dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola di Dio e nella partecipazione ai sacramenti. E Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sul peccato e sulla morte, per vivere con Lui, in Dio Padre, la vita nuova. Esultino i cori degli angeli, esulti l'assemblea celeste, per la vittoria del più grande dei re. Le trombe squillino e annuncino la salvezza. Si ridesti di gioia la terra, inondato da nuovo fulgore. Le tenebre sono scomparse, messe in fuga dall'Eterno Signore della Luce. Gioisca la Chiesa Madre Nostra, irradiata da vivo splendore, e questo Tempio risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Ci assista Cristo Gesù, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna col Padre
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai consacrato la Pasqua per tutte le genti senza immolazione di pingui animali, ma con il corpo e il sangue di Cristo, tuo Figlio unigenito. Hai lasciato cadere i riti del popolo antico, e la tua grazia ha superato la legge. Una vittima sola ha offerto se stessa alla tua grandezza, espiando una volta per sempre il peccato di tutto il genere umano. Questa vittima è l'agnello prefigurato dalla legge antica, non è scelto dal gregge, ma inviato dal cielo. Al pascolo nessuno lo guida, poiché lui stesso è il pastore. Con la morte e con la risurrezione alle pecore tutto si è donato, perché l'umiliazione di un Dio ci insegnasse la mitezza di cuore e la glorificazione di un uomo ci offrisse una grande speranza. Dinanzi a chi lo tosava non volle pelare lamento, ma con voce profetica disse: «Tra poco vedrete il Figlio dell'uomo assiso alla destra di Dio». Col suo sacrificio, Padre, a te riconcilia i tuoi figli e nella sua divina potenza ci reca il tuo stesso perdono. Tutti i segni delle profezie antiche oggi per noi si avverano in Cristo. In questa notte beata la colonna di fuoco risplende e guida i redenti alle acque che danno salvezza. Vi si immerge il maligno e vi affoga.
ma il popolo del Signore, salvo e libero, ne risale. Per Adamo siamo nati alla morte, ora generati nell'acqua dallo Spirito Santo, per Cristo rinasciamo alla vita. Sciogliamo il nostro volontario digiuno. Cristo, nostro agnello pasquale, viene immolato per noi. Il suo corpo è nutrimento vitale, il suo sangue è inebriante bevanda, l'unico sangue che non contamina, ma dona salvezza immortale a chi lo riceve. Mangiamo questo pane senza fermento, memori che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Questo pane disceso dal cielo vale più assai della manna piovuta dall'alto come feconda rugiada. Essa sfamava Israele, ma non lo strappava alla morte. Chi invece di questo corpo si ciba, conquista la vita perenne. Ecco, ogni culto antico tramonta, tutto per noi ridiventa nuovo. Il coltello del rito mosaico si è smussato, il popolo di Cristo non subisce ferita, ma segnato dal crisma riceve un battesimo santo. Questa notte dobbiamo attendere in veglia che il nostro Salvatore risorga. Teniamo dunque le fiaccole accese come fecero le vergini prudenti. L'indugio potrebbe attardare l'incontro col Signore che viene. Certamente verrà, e in un batter di ciglio, come il lampo improvviso che guizza da un estremo all'altro del cielo. Lo svolgersi di questa veglia santa tutto abbraccia il mistero della nostra salvezza. Nella rapida corsa di un'unica notte si avverano preannunzi e fatti profetici di vari millenni. Come ai magi e la stella, a noi si fa guida nella notte la grande luce di Cristo risorto, che il sacerdote con apostolica voce oggi a tutti proclama. E come l'onda fuggente del Giordano fu consacrata dal Signore immerso, ecco, per arcano disegno, l'acqua ci fa nascere a vita nuova. Infine, perché tutto il mistero si compia, il popolo dei credenti si nutre di Cristo. Per le preghiere e i meriti santi di Ambrogio, sacerdote sommo e vescovo nostro, la clemenza del Padre Celeste ci introduca nel giorno del Signore risorto. A Lui onore e gloria nei secoli dei secoli.
Fratelli, dopo il solenne inizio della veglia, disponiamo il nostro cuore ad ascoltare la parola di Dio. Meditiamo come, nell'antica alleanza, Dio ha salvato il suo popolo e come, nella pienezza dei tempi, ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché il nostro Dio conduca a compimento l'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò le acque, la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina. Giorno primo. Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne, e Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona.
Io disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide che quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Preghiamo. O Dio, potenza perenne e luce senza tramonto, guarda con amore allo stupendo mistero della tua Chiesa e serenamente attendi, secondo il tuo disegno eterno, all'opera della salvezza umana. Il mondo intero ammirato contempli che l'universo, abbattuto e decrepito, risorge e si rinnova, e tutto ritorna all'integrità primitiva in Cristo, da cui tutto prese principio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Lettura del libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi.
Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio», rispose, «eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo», rispose: «eccomi». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grazie. Offrirti un sacrificio di lode, sciogli all'Altissimo i tuoi veti, parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che offrendo a tutti gli uomini il dono della tua adozione, moltiplichi nel mondo i figli della promessa, e nel mistero battesimale rendi Abramo, secondo la tua parola, padre di tutte le genti, concedi ai popoli che ti appartengono di accogliere degnamente la grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. La parola di Dio ci illumini, ci giovi a salvezza. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa.
Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. Parola di Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, sorgenti, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, servi del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Preghiamo. O Dio di infinito amore, che hai comandato al tuo popolo in Egitto di cibarsi dell'agnello, la cui immolazione per tuo dono avrebbe loro ridato la libertà, salva anche noi nel sangue di Cristo, che è il vero agnello pasquale, perché, liberati dalla schiavitù del demonio, nella verità e nella giustizia, possiamo fedelmente celebrare la nostra Pasqua nel Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La parola di Dio ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti armati uscirono dalla terra d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: Dio certo verrà a visitarvi, voi allora vi porterete via le mie ossa. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa, di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. Il Signore disse a Mosè: comanda agli Israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Achirot,
tra Migdol e il mare, davanti a Baal Sefon. Di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti, vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Parola di Dio. Moltiplica, Dio onnipotente ed eterno, la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e accresci il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda in larga parte adempiuto il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri hanno fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che sei mirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano e riconoscano che, se fu prodigio grande all'inizio la creazione del mondo, prodigio ancora più adorabile e grande nella pienezza dei tempi è il compimento della nostra salvezza, nell'immolazione pasquale di Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La lettura apostolica ci illumini, ci giovi a salvezza. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro parlò al popolo e disse: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai mai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Venite al Signore con cante di gioia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Venite al Signore con canti di gioia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza,
secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Molto spesso in questi giorni sentirete parlare di vittoria. È la vittoria della luce che vince le tenebre, è la vittoria della vita che vince la morte, è la vittoria di Cristo che vince Satana, è la vittoria dell'amore
dall'amore di Dio che prevale sul peccato. Vittoria. Faremo bene a tenere in mente questa parola. Però adesso io vi voglio consegnare una frase che è del nostro padre e patrono Sant'Ambrogio, che ci fa meditare sulla vittoria in una maniera un po' particolare. Io ve la consegno sperando che possa essere utile per la vostra vita cristiana, la vostra vita spirituale. In uno dei suoi scritti ha detto così, che Cristo, assalito dalle calunnie, mantenne un vittorioso silenzio. Una frase corta, sintetica, che dice tantissime cose. Ve la ripeto, Cristo, assalito dalle calunnie, mantenne un vittorioso silenzio. Basta pensare a qualcosa che abbiamo letto in questi giorni. Quando vengono dei falsi testimoni a dire questo qui, questo Gesù ha detto posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Ecco, il sommo sacerdote si alzò e gli disse non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Eccolo il vittorioso silenzio davanti al sommo sacerdote. Anche davanti a Pilato la stessa scena. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse, ma non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Questo secondo la passione che abbiamo letto in questi giorni. Se avessimo letto anche l'Evangelista Luca, narra anche di Pilato che manda Gesù da Erode, che aveva passato anni senza vedere Gesù, ma desiderando di vederlo. Allora è contento, meno male che almeno oggi lo vedo. Gesù non gli dice neanche una parola, sta in silenzio. Quell'Erode che Gesù un giorno aveva chiamato volpe, andate a dire a quella volpe che io ho le mie cose da fare. Era incuriosito di vedere qualche miracolo di Gesù per poter essere meravigliato dai suoi poteri straordinari. Gesù non gli concede niente. Ecco, vedete, Cristo, assalito dalle calunnie, dalle false testimonianze, dalle menzogne, mantiene un vittorioso silenzio. Perché tace? Perché è come se dicesse, qui comando io, la situazione ce l'ho in mano io. Perché in quel momento Gesù stava facendo prevalere la verità sulla menzogna, stava facendo prevalere la sua mitezza sulla cattiveria. Gesù davanti a Pilato non era un poveraccio e neanche davanti ai sommi sacerdoti. Gesù era un vittorioso, uno che aveva in mano la situazione. Uno dice è un perdente. Ecco l'uomo, quando Pilato presenta Gesù alla folla, incoronato di spine e flagellato. Ecco l'uomo, che male ci può fare? Mandiamolo libero. E invece la folla ha gridato, no, crocifiggilo. In quel momento lì, Gesù stava vincendo, era un vittorioso. La vittoria dell'amore sulla cattiveria. Vedete che anche nella notte di Pasqua non si dice che qualcuno abbia visto Gesù risorto. Abbiamo soltanto proclamato l'annuncio. Cristo è risorto. Non l'abbiamo visto. Anche l'angelo ha detto, ecco, io ve l'ho detto, ha compiuto il suo dovere. Io ve l'ho detto, non è qui. Voi cercate Gesù,
che è morto, ma è risorto, non è qui. Andate a dire ai suoi discepoli, anche loro devono credere che Cristo è risorto, perché è lui il vittorioso. Fa niente se non l'avete ancora visto, andate in Galilea, là lo vedrete. Ecco, questo lo vedrete, dobbiamo dire anche noi lo vedremo. Non lo vediamo adesso, vittorioso nella sua gloria. Ancora quando il sommo sacerdote ha detto «Ti scongiuro davanti al Dio vivente, tu sei il figlio di Dio, sì o no?» E Gesù gli dice «Tu lo dici» e poi aggiunge «Anzi, vedrete il figlio dell'uomo», si riferiva a se stesso. Seduto alla destra di Dio, questa era considerata da loro una bestemmia. Per noi è la promessa della speranza, lo vedrete. Allora io vi invito a considerare Cristo vittorioso nei gesti quotidiani che siamo chiamati anche noi a compiere e li compiamo per sua grazia, quei gesti che fanno vincere la mitezza e la bontà sulla cattiveria e sull'amore, quei gesti o quelle parole che testimoniano la vittoria della verità su ogni tipo di menzogna, di calunnia, di falsa testimonianza. Ecco, questa è la vittoria di Cristo che noi siamo chiamati a vivere giorno dopo giorno. Però dobbiamo vivere questo nell'attesa di quella che chiamiamo la beata speranza. Cioè un giorno anche noi il Cristo risorto lo vedremo, non qui su questa terra, magari mescolato in mezzo a tante presenze, ma in tutta l'unicità della sua gloria, lassù in paradiso. Carissimi, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente sul fonte battesimale nel quale i nostri fratelli saranno rigenerati in Cristo per entrare.